Oh, ma prima di entrare in campo, i capelli li avete pettinati bene, giusto? Sì. I tatuaggi li avete unti bene in modo che si vedessero anche dagli spalti, sulle foto? No, perché mi interessava questa cosa, no? La lacca l'avete messa tutta bene perché il capello deve stare a posto, barba fatta bene e precisa, eccetera, eccetera. No, perché se non ve ne siete accorti, e mi rivolgo ai giocatori in campo dell'Italia, vi stavate giocando un ottavo di Europa, eh? Vi stavate giocando l'ottavo del campionato europeo. Ora mi scapperà una parolaccia, perdonatemi, ma hanno rotto i coglioni. Adesso veramente andate veramente a lavorare, perché le colpe poi sono da attribuire in maniera forse quasi equa, perché non è possibile vedere una squadra che gioca così, non è possibile vedere un'Italia che in quattro partite tira solo 10 tiri, 10 volte in porta e fa solo 4 gol in 4 partite. Ok? Non è possibile. Anzi, no, abbiamo fatto 3 gol in 4 partite, se non sbaglio. Non è possibile. 10 tiri in porta vuol dire aver tirato 2 volte a partita. Non è possibile una cosa del genere. È ingiudicabile, è vergognosa. Ora, al di là del fatto che comunque le convocazioni per la nazionale sono ovviamente pilotate, infatti io mi aspetto le dimissioni di Gravina, le dimissioni del poveraccio Spalletti, che ha dovuto accettare suo malgrado anche tutto il blocco Inter, perché ha dovuto accettarlo, perché Marotta e Gravina sono pizzi e fichi, ragazzi, quindi ha dovuto accettare il blocco di quelli e di tanti altri. Ma a parte accettare un blocco, che ci può anche stare, no? Però se è un blocco produttivo mi sta anche bene, perché alla fine della fiera abbiamo visto 4 partite, scusate il termine, di merda. La prima in cui addirittura abbiamo battuto il record europeo del gol più veloce di tutti gli europei della storia, e già lì era cominciata male. Siamo andati sotto subito dopo 20 secondi con l'Albania, ragazzi. Dopodiché abbiamo fatto una partita vergognosa con la Spagna, che è la Spagna, quindi puoi anche subire, ma non in quel modo, schiacciati per 90 minuti. E poi con la Croazia abbiamo trovato quel gol di culo anche al 96esimo, che se non l'avessimo fatto forse sarebbe meglio, avremmo evitato questa ennesima figura di merda con la Svizzera. Con la Svizzera abbiamo perso 2-0, ragazzi, con la Svizzera, che per quanto io possa rispettarlo, ora non è che non sono fenomeni quelli della Svizzera, perché qualcuno diventa fenomeno quando gli permetti di diventare fenomeno, perché la Svizzera è una squadra che corre, che ha dei buoni giocatori, ma che non era così impraticabile, ragazzi. L'Italia non ha giocato per 4 partite, l'Italia era lenta, compassata. Questi qua che devono andare a lavorare avevano già la testa in spiaggia, le Maldive, le Bahamas. Dovete andare a battere il martello in fabbrica perché avete rotto le palle, ok? Non si può andare a affrontare, si può essere anche scarsi. Vedi squadre come la Georgia, che però corrono, ci mettono l'anima. Uno può essere scarso, ma corre, crea gli spazi, si fa le sgaloppate, prova a tirare. Ma l'avete visto sti 11 scappati di casa? Perché non si può fare un giudizio sui singoli, nonostante comunque Chiesa ha cercato di fare quello che poteva, correre fino al 90esimo. Però è emblematico il linguaggio del corpo che hanno avuto la maggior parte di loro. Li avete visto spessi con le braccia allargate, come per dire: chi cazzo la do sta palla? A chi cazzo? Perché non si creavano spazi, camminavano in campo. Hanno fatto così per 4 partite, per 4 partite schiacciati nella nostra area, per 4 partite schiacciati nella nostra area, tranne con la Croazia, che dopo il gol c'è stato un sussulto, una reazione, e hanno giocato gli ultimi 20 minuti. È lì che io mi incazzo, perché Italia-Croazia gli ultimi 20 minuti hanno giocato bene, veloci, tecnici, andato tutto, ragazzi, gli ultimi 20 minuti. E allora puoi farlo, e allora sei capace di farlo. E se mi fai queste partite vuol dire che tu non vuoi farlo, tu non hai voglia di farlo, ed è per questo che dovete andare a lavorare. Ma del resto questo è frutto, è figlio di questo calcio italiano, perché quelli che sono in campo sanno benissimo che in Italia purtroppo in questo momento scelte migliori non ce ne sono, almeno per quanto riguarda chi è al comando, ok?
Non c'è, e quindi sono tranquilli, anche se cazzeggiano, sanno tutto sommato di mantenersi il loro posto. Perché io, onestamente, io avrei portato un Belotti, avrei portato un Lucca, avrei portato anche un Ciro Immobile, avrei portato un Candreva, avrei portato anche, e qui magari vi incazzerete, un Mario Balotelli, per dire. Gente che comunque, a parte Balotelli forse un po' meno, che comunque dà stabilità, che crea il gruppo, che comunque dà centralità in campo, che detta le regole. Questi erano una cozzaglia, sono stati una cozzaglia di gente messa in campo, ragazzi. E la colpa parte da questa Italia che calcisticamente è fallita. Perché noi andiamo avanti in Europa con gli stranieri, ragazzi. Noi andiamo in finale, vinciamo la UEFA, vinciamo quell'altro, arriviamo in semifinale grazie agli stranieri. Perché questa è la verità. Perché se l'Italia fosse fatta in questo momento solo di giocatori italiani, saremmo l'ottavo o il decimo campionato in Europa, se non lo siamo già. E questa è la verità. Bisogna resettare tutto e ricominciare dai campionati, ricominciare di coltivare i vivai. Ben vengano a questo punto gli under 23, le squadre B, perché è giusto così. Bisogna riscoprire i calciatori italiani. E io ve lo dico, ve l'ho già detto, io Camarda lo avrei portato. Perché bisogna avere anche la mentalità, bisogna avere anche il coraggio di fare certe cose, ma soprattutto la mentalità. La Spagna gioca con i 16 anni, con i 16 anni, giocano anche bene, c'hanno fame, corrono. Noi Camarda lo porti 16 anni, poi poverino si brucia, poverino. Quindi è meglio lasciarlo dov'è, perché facciamolo crescere piano piano. Questa è la mentalità sbagliata. Il calcio italiano si deve rinnovare, deve rinascere, quindi Gravina, vai via, vai a fare un altro mestiere, vai a battere il martello in fabbrica se sei capace, ok? Perché tutto questo è stato un fallimento. E questo è solo l'epilogo di quello che ci trasciniamo dietro da anni del calcio italiano, che è andato sempre di più in declino. Non aggiungo altro questa sera, tirate voi le vostre conclusioni. Io vi auguro buona serata da un tifoso italiano deluso, però va bene così. Sempre, comunque, ovunque, ovviamente, Forza Milan. Noi ci sentiamo domani e adieu.